Abbiamo con noi la Ministra della Sanità, che conosciamo anche come ospite della nostra trasmissione. Oggi non lo possiamo più pretendere, visto gli impegni che lei ha a livello nazionale e internazionale. Posso porre la prima domanda, certo, di questa scissione? Una domanda politica? La domanda è doverosa, è stata una divisione purtroppo dolorosa, ma a un certo punto necessaria, che è avvenuta nel momento in cui, nel passaggio da PDL a Nuova Forza Italia, non siamo riusciti, diciamo, a determinare una linea politica che rispondesse a due requisiti. Uno, quello di costruire un partito che fosse un partito molto aperto verso la società e ben definito politicamente nell'area moderata e nell'area del Partito Popolare Europeo, e quindi con una rappresentanza interna della nostra linea politica. La seconda, che è forse quella più importante, è che noi riteniamo indispensabile garantire la governabilità al governo Letta in questa fase del Paese, almeno fino al 2015, perché una crisi al buio, come molti colleghi avrebbero voluto provocare, ci porterebbe al default, e quindi una responsabilità che nessuno di noi si sentiva di poter assumere. Lei in questa separazione consensuale è stata protagonista? Beh, io sono stata, diciamo, ho seguito la mia coscienza, e essendo ministro ho ovviamente avuto un ruolo primario, però questo vorrei che fosse molto chiaro, cioè nessuno di noi ha niente da dire nei confronti del presidente Berlusconi, rimane invariato il nostro affetto, la nostra lealtà. Noi ci batteremo per la nostra storia, per quello che abbiamo rappresentato e ha rappresentato anche lui in Parlamento. Poi stiamo però costruendo un partito che guarda al futuro, quindi la nostra volontà è quella di costruire un nuovo centrodestra che sia veramente capace di aggregare quello che era la nostra missione, il grande popolo dei moderati italiani, riportare a votare e a credere in un progetto tanti giovani che si sono allontanati dal nostro elettorato, dalle nostre idee, dal nostro contenuto, tornare in mezzo alle persone, e già i primi risultati dopo tre giorni i sondaggi ci stanno dando ragione, non solo abbiamo il 10%, ma già ora, appena nati, la coalizione di centrodestra è nuovamente vincente. Quindi credo che questo nostro coraggio sarà premiante non solo nei confronti nostri, diciamo, del partito che stiamo mettendo in campo, ma anche di tutto il centrodestra e quindi di Silvio Berlusconi.